Bentornati amici del campionato universitario alla sfida tra Panzarotti e Roma Capoccia. Una sfida d'alta classifica col Panzarotti staccato di sole 3 lunghezze da Roma Capoccia. La Roma Capoccia totalmente rimaneggiata con 5 nuovi acquisti apposta per le ultime due giornate. 80 minuti al termine, 13 punti per Roma Capoccia, 10 per i Panzarotti. Per i Panzarotti in campo Cuzzo Crea, Dell'Uva, Mazzini, Pittella, Pugliatti, Sacchetti, Trento, Valentini e Zerbini. Per Roma Capoccia invece Ciadaro, Celani, Tridente, Orlando, Minicelli, Pedrinoni e Serao. Tutte pronte per partire, si comincia. Apertura dall'altro lato, interviene Ciadaro. Poi Cuzzo Crea dalla distanza, sfiora l'Eurogol. Che allarga il gioco, il pallone alzato a campanile, Zerbini non si fida della presa, la lascia lì, la prova da fuori, la prima occasione anche per Roma Capoccia con la conclusione di Pedrinoni dalla distanza. Pittella riparte per Trento, punta l'uomo, lo salta, porta avanti il pallone, la conclusione col destro, la risposta del portiere. Sacchetti in mezzo a due, le passa a due, passa il terzo, poi però se la allunga, interviene bene. Trento da fuori di Mancino, la batta finisce sul fondo di poco a lato, alla sinistra di Serà. Col Mancino. Mette al centro, spazza di testa la difesa del Panzarotti, ancora tre tiri di denti, che prova di Mancino, risponde a Zerbini, la palla rimane lì, Trento la spazza. Così il primo tempo, 0-0, le squadre si sono equivalse leggermente meglio nella seconda metà Roma Capoccia dopo un buon avvio dei Panzarotti. Siamo pronti a ripartire per questa ripresa. 0-0 il punteggio nel primo tempo. Speriamo in qualche gol in più. Quarto uomo in barriera. Fischia l'arbitro, parte Pedrinoni col destro direttamente sul fondo. Arriva sul fondo, prova a tenerla in campo, interviene Mazzini che spazza male direttamente per di Ciadaro, si fa ingolosire dal tiro, la conclusione a lato di un nulla. Punizione da posizione interessante per Roma Capoccia, provano a salire i saltatori, Ciadaro fa il movimento in mezzo all'area, si aspetta solo il fischio dell'arbitro, fischia adesso, la conclusione direttamente in porta ed è il vantaggio di Roma Capoccia con la rete direttamente su punizione di Tridenti. Qualche responsabilità per il portiere Zerbini, ma fatto sta che vantaggio Roma Capoccia che in questo momento è a quota 16 in classifica. Prova a salire a Celani che allarga per Tridenti, può puntare l'uomo, la mette al centro, ancora per Celani, 1-2 con Tridenti sul lato corto di sinistra, salta l'uomo, entra in area, la conclusione Mancina, la tocca solamente il portiere della doppietta del numero 69, 2-0 Roma Capoccia. Trento cerca Dell'Uva, si destreggia bene in mezzo a due, allarga poi per Pugliatti, per Sacchetti al limite può provare la conclusione, cerca di girarsi, l'appoggia per Mazzini che calcia di poco a lato, prova a risvegliarsi il Panzarotti dal limite, Dell'Uva pressa Roma Capoccia, Trento si libera di nuovo del secondo, conclude da fuori, del 2-1, accorcia le distanze il Panzarotti, intercetta Tridenti sulla tre quarti di mezzo esterno, coglie impreparato Zerbini ed è il 3-1, la tripletta per Tridenti. Pessima la giornata di Zerbini oggi. Sacchetti in verticale, Trento trovato solamente il portiere, la conclusione e la risposta di Serao. E triplice fischio dell'arbitro, finisce 3-1 la partita tra Roma Capoccia e Panzarotti, sale a quota 16 il Roma Capoccia, resta a quota 10 il Panzarotti che può solo ricriminare per qualche errore personale. Ingrata la serata di Zerbini che con un paio di imprecisioni ha deciso nel male questa partita. Peccato perché nel primo tempo si era dimostrato decisivo invece nel bene. 3 punti per Roma Capoccia e finisce 3-1.